Sono ancora provato. Sono ancora provato da quello che è accaduto in questa partita. Che abbiamo rischiato di rovinarci il Natale. Eravamo tanto così da rovinarci il Natale. Questo video può essere una riproposizione di quello che abbiamo già detto nelle passate puntate. Oggi è estremizzato e oggi, per fortuna, è andata bene. Perché poi siamo riusciti a trovare il gol di Vlahovic, addirittura ne aveva trovati due, e uno poi annullato per un fuorigioco che in diretta non mi sembrava esserci, invece in realtà c'era ed è giusto da annullare purtroppo quel 3-1 lì, ma lì poi ho visto i fantasmi, ho visto proprio i ricordi del Vietnam passarmi davanti agli occhi e ho detto, mamma mia, adesso ci sono 5 minuti da giocare, il gol annullato del 3-1, quindi vedrai che... Questa partita è stata strana, cerco di partire dall'inizio, ma ci saranno diversi gradini per descrivere questa partita. Intanto ciao a tutti e buon sabato, un orario un po' inusuale per una partita di pallone, tant'è che abbiamo dovuto guardarla, però va bene così, buon Natale, buone feste, dato che adesso inizieremo tutti a prepararci per tutte le abbuffate. E il regalo di Natale in realtà ce lo fa Yildiz oggi, perché parte titolare e fa un gol meraviglioso. Cioè, semplicemente fa un gol meraviglioso. Io sono impazzito. Al gol di Yildiz sono veramente andato fuori di testa. Perché prima da titolare, con la Juventus, è un 2005, e mi fa una giocata del genere in mezzo a tre uomini, mi salta tre uomini, e poi anche la lucidità, la freddezza e la bravura di tirare in porta in quel modo, tenendo la palla bassa nell'angolino, mi ha fatto veramente impazzire. Mi è piaciuto tantissimo. Poi vedrete, vi porterò la clip della live reaction, ma è stato un momento di pura gioia, di energia, di forza. Veramente lì mi sono sentito bene. E ho ragionato, ho pensato, la Juventus, che a Frosinone, con tutto il rispetto per il Frosinone, che è una squadra che è una neopromossa, deve cercare di salvarsi, l'evento va in vantaggio dopo 12 minuti, l'ha sbloccata, avrà l'inerzia dalla sua, la partita dalla sua, chissà che magari oggi riusciremo a fare una partita tranquilla, dato che avevo delle vibrazioni da partita tesa, combattuta, di sofferenza, invece ho detto dai, andiamo in vantaggio dopo 12 minuti, a finire che mi sono sbagliato, quelle vibes sono un errore, ma invece no, 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 assolutamente, lì era soltanto iniziata, no, la partita, perché poi in realtà il primo tempo la Juve non mi dispiace, devo essere sincero, il primo tempo della Juve non mi è dispiaciuto. È stato un primo tempo in cui la Juve ha anche provato, secondo me, a fare il gol del 2-0. Poi non è che ci ha provato buttando tutta se stessa, dedicando anima e corpo a quell'obiettivo lì, no. Però è stata una Juve che comunque aveva la possibilità di giocare e secondo me è complice il fatto che il Frosinone non aveva fatto una buona partita nel primo tempo. Non era stato un gran bel primo tempo del Frosinone. Ci sono stati degli infortuni, dei cambi. Alessandro da una parte ed entra Gatti e poi è entrato anche Baez che sarà proprio il giocatore che andrà a segnare il gol dell'1-1. Gol dell'1-1 che secondo me era un po' nell'aria perché il Frosinone fa il gol al 51esimo minuto, quindi dopo 6 minuti dell'inizio del secondo tempo, però, e chi rileva con me lo sa, avevo avvertito sin da subito un altro tipo di atteggiamento da parte del Frosinone. Mi sembrava rientrato in campo con una mentalità differente, neanche il tempo di dirlo, constatarlo, controllarlo, che il Frosinone fa gol. E il Frosinone fa gol tutto nella metà campo della Juve, con la Juve tutta nella propria metà campo a difendere. Facciamo una dormita colossale tra Kostic e Danilo, ci facciamo infilare come dei polli, e andiamo a perdere l'unica caratteristica che avevamo, che era la solidità e che era la concentrazione, la squadra. Poi lì ci sono subito girandole di cambi dopo pochissimi minuti, no? Si fa male Locatelli, quindi entra Nicolussi al suo posto ed escono uno spentissimo Kostic, giustamente, per un Ealing che in questo momento sembra quanto più distante possibile dalla Juventus mentalmente, fisicamente no, perché c'era giocato, è entrato, però mentalmente mi sembra veramente un corpo estraneo alla Juve in questo momento, proprio perché credo che a gennaio andrà via. Quindi su quella fascia sinistra un po' di difficoltà, il padrone della fascia sinistra dovrebbe essere Cambiaso, che era diffidato, ha preso il giallo e quindi sarà squalificato per la Roma il 30 di dicembre. Bene, molto bene, belle notizie. Però la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso
è stata la sostituzione per far entrare Vlahovic, che era giusta, ci stava inserire Vlahovic, ci mancherebbe altro, che era partito dalla panchina, ma è stato tolto Yıldız piuttosto che Milik. Ecco, quella è una cosa che francamente non ho capito, anche perché poi pochi minuti dopo Allegri dirà ci serve un uomo, che un giocatore che crea superiorità numerica, che salti l'uomo, e quindi inserisco UEA. Yıldız aveva fatto praticamente quello per tutta la partita, cioè Yıldız aveva fatto una partita deliziosa con un solo errore dove aveva dato palla a Kai Jorge, basta. Per il resto aveva fatto una partita splendida. E io lì non ho capito sinceramente la sostituzione di un giocatore che aveva fatto bene se non benissimo e che ci stava dando tanto se non tantissimo dentro il campo. Poi ci sono state un paio di situazioni dove il Frosinone ha rischiato di andare in vantaggio per 2-1. C'è stata quella palla di Sulé calciata con il destro a fuori area, che è uscita di poco, per fortuna. C'è stata quella parata di Szczęsny su Arruy. E poi ci sono state delle occasioni anche per la Juve in realtà, perché c'è stata una palla per Vlahovic, che è una palla molto facile, che arriva lì, sul suo sinistro in area di rigore, che lui letteralmente passa al portiere. Per poi ritrovarci con Vlahovic, che invece fa il gol del 2-1 nella situazione più complicata. Cioè Vlahovic ha sbagliato un gol facile, facile, facile con il sinistro, e ha fatto un gol difficile, 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 su un cross meraviglioso secondo me di McKennie. Ed è un gran gol anche di Vlahovic, e la Juve lì trova il vantaggio. E poi c'erano anche delle altre situazioni, perché poi McKennie prende anche una traversa con una bicicletta meravigliosa, e McKennie veramente quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore che forse è entrato definitivamente nella sua maturità calcistica, e è diventato un giocatore molto importante. Altro giocatore che scade nel 2025, quindi cerchiamo di capire cosa fare, no, con McKennie, che è sempre più impattante, determinante, utile, protagonista secondo me di questa Juve nel vero senso della parola, forse un protagonista silenzioso, oggi un po' meno perché è entrato anche dentro la partita appunto con un assist e ha rischiato di far gol con quella traversa in bicicletta. Quindi McKennie tanta roba, dove lo metti sta e fa sempre prestazioni di livello. Però Vlahovic è quel giocatore che le occasioni facili magari te le sbaglia, quelle difficili ti tira fuori la perla, perché oggi ha tirato fuori una perla. E infatti poi non è un caso che fa gol, si sblocca mentalmente, ritrova serenità e subito ne va a fare un altro. Fuori gioco, sì, d'accordo, però l'ha fatto. Poi lì c'era l'aiuto, possiamo dire così, del portiere che si è fatto piegare le mani. Però io voglio dire una cosa, dato che è una vittoria meravigliosa e pesantissima quella di oggi, perché sono tre punti che veramente hanno il peso specifico dell'acciaio, del ferro, non lo so, dite qualcosa di pesante, di una pietra, sono fondamentali, a maggior ragione per come si era messa, perché si era sentita puzza di pareggio, se non di sconfitta addirittura, io quella puzza la sentivo e ce l'ho ancora qua, quindi meno male che l'abbiamo vinta. Però se loro che sono, Dio santo, una neopromossa, che va bene, hanno vinto 4-0 al Maradona qualche giorno fa in Coppa Italia, ma il Napoli quest'anno non ci sta, è inutile, è con la testa, è un po' di qua, un po' di là, ma tu vai in vantaggio e loro fanno un brutto primo tempo, ma perché non li ammazziamo? Ma perché li lasciamo in vita? Perché ci diamo sempre ci lasciamo sempre aperti la possibilità di doverla soffrire, di dover rimanere lì, sempre lì, concentrati con questa roba qua? Sembra veramente sempre lo stesso discorso, non è che sembra, è sempre lo stesso discorso che facciamo. Ragazzi, tutte le partite, finiscano le partite, facciamo sempre lo stesso discorso. Andiamo in vantaggio, non la chiudiamo, non la ammazziamo, gli altri ogni tanto ci fanno gol, ogni tanto non ce lo fanno, e quando ci fanno gol siamo costretti a fargli straordinari per cercare di creare un'altra situazione in cui dobbiamo per forza fare gol. Siamo una roba... partite fatte con lo stampino. Cioè l'unica cosa che cambia è se gli altri riescono o non riescono a farci gol. E dato che adesso stiamo sbagliando tante cose, perché stiamo sbagliando tante cose, abbiamo ricominciato a prendere gol con continuità, e sta diventando una costante, no? Il gol subito dalla Juve. Dato che per fortuna in svantaggio ancora non ci andiamo, quando andiamo in vantaggio e che quindi l'inerzia deve essere nostra, ragazzi, non si può non ammazzare queste partite. A maggior ragione se loro fanno un primo tempo così, perché poi loro sono tornati negli spogliatoi, si sono guardati in faccia, hanno capito che stavano facendo schifo, hanno capito cosa sistemare, e nel secondo tempo hanno detto adesso ti facciamo vedere i sorci verdi, e ti dava la sensazione di essere la squadra, l'unica squadra del Frosinone in campo a sapere cosa doveva fare. Poi sono venuti fuori
le differenze tecniche di queste due formazioni. Perché, cioè, parliamoci chiaro, il Frosinone vive di giocatori che la Juventus l'anno scorso non giocavano mai. Non giocavano mai. E oggi ha fatto una partita meravigliosa a Barrenecea, che l'anno scorso la Juve non mi aveva mai convinto. Oggi ha fatto una partita veramente bella. Caio un po' assente, un paio di giocate, un tunnel a Cambiaso, poca roba, non tantissimo. Sule ha fatto una buona partita, ha fatto il regista offensivo di questa squadra. Quindi poi sono venute fuori tutte le differenze tecniche e la Juventus è una squadra con una rosa maggiore. Però è possibile che tutte le volte la sensazione è che sono quegli altri la squadra, che sanno quegli altri che cosa fare quando c'ha la palla, e noi mai. E noi andiamo in intermittenza e noi dobbiamo sempre soffrire, anche se va in vantaggio contro una neopromossa. Cioè, sono queste cose qui che mi mandano nei matti. Queste cose qui che poi alla fine, sì, vinci la partita, meraviglioso, però non te la riesci a godere fino in fondo. Perché dici, vabbè, che cosa ci facciamo? Sì, ci costruirà la classifica. Se tanto se l'obiettivo è l'Inter è troppo più forte, non ce la facciamo. L'unico obiettivo è dargli fastidio, no? Però io ritorno sempre a quella sensazione e vi rimando all'ultimo articolo che ho scritto, in cui vi facevo proprio questa domanda e vi dicevo proprio la sensazione, poi rimane quella di una squadra Juve che fatica, la vince, sì, però che fatica. E poi magari arriva la partita come Genova, che Bremer non te la butta dentro sull'angolo, e allora i tre punti non li prendi. Cioè, la sensazione mi rimane sempre quella, sempre davvero quella. E mi dispiace perché oggi abbiamo fatto un primo tempo che va in vantaggio, loro non ci sono e la puoi chiudere. E puoi passare l'ultima partita prima di Natale in serenità. Fa gol Yıldız, meraviglioso, bel gol, giocatore giovane lanciato, fantastico, chiudiamo sta partita. Invece dobbiamo sempre metterci poi nella situazione di svantaggio. E questa è una cosa che mi fa impazzire, perché non riesco veramente ad affrontarle con serenità e non riesco a godermi al 100% queste vittorie qua, perché sono vittorie che mi fanno dire, sì, però ragazzi, se fatichiamo sempre contro tutti, Genoa, Frosinone, allora probabilmente c'è qualcosa che non va e la classifica che stiamo guardando è qualcosa di diverso rispetto a quella che è la percezione del campo, o magari sono io, può essere benissimo. Aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ciao.